Ciao! Ben arrivati! Sì, sì, sì. Primo pezzo abbiamo. Io penso. 800 metri di slivello abbiamo, già. Il resto del gruppo? Eh? Il resto del gruppo? Non vengono subito. In 5 minuti sono tutti qua. Allora com'è andato questo primo tratto? Ma perché abbiamo fatto un tratto? Non ce ne siamo nemmeno accorti. 800 metri di dislivello. Abbiamo ancora 30 ore di camminare, 34 davanti. No. È meglio non pensarci. No, è andato molto bene. Sì. Senza problemi proprio. La natura è tranquilla. Sì, assolutamente. Ma sarà così fino alla fine. Cioè, la natura è proprio alla portata di tutti, insomma. Non è sempre stata così. No, veramente. Secondo me molla chi viene poco preparato, convinto di potercela fare lo stesso, ecco. Ma altrimenti problemi zero, secondo me. Tutto bene. Com'è la prima impressione? Ma abbastanza buona, per il momento tutto quanto abbastanza tranquillo. Ritmo alla portata. Sì, ritmo alla portata. Gruppo? Gruppo compatto, non ci sono problemi. Il problema sarà sicuramente non tanto il ritmo quanto la durata, però staremo a vedere. Questo primo tratto com'è andato, come si è comportato il gruppo? Bene, bene. Si vede che sono tutti in buona condizione. Adesso abbiamo camminato 3 ore e vediamo un po' come... Avete scelto un ritmo tranquillo come avvio? Sì, il ritmo sarà sempre per tutto il percorso lo stesso. Che è inutile correre all'inizio che poi la gente si stanca e non ce la fa. Allora si prende un ritmo abbastanza tranquillo. Noi ogni tanto lo chiamiamo il ritmo dell'Himalaya, perché si va piano. È anche molto importante perché 36 ore sono molto lunghe e tante. Perciò è inutile far passare la gente. Uno dei nostri che va avanti come primo e quello non deve essere sorpassato perché quello poi fa il ritmo. Ok. Per questo gruppo. Se il gruppo dovesse separarsi lungo strada in diversi tronconi oppure non è previsto? No, quello non si prevede per niente, per quello è uno dei nostri che va per ultimo, gli altri vanno di mezzo fra i partecipanti e uno che è come capogruppo che fa il ritmo. Se uno dovesse avere dei problemi c'è un collega che lo porta giù a valle, che viene poi preso con una macchina, con una navetta, che viene portato poi all'hotel e la sera dell'indomani viene, o dello stesso giorno viene poi al punto di arrivo. Chiaro. Hans, allora adesso siamo ripartiti dalla diga adesso, e noi stiamo chiudendo il gruppo in questo momento. Noi siamo quelli che raccolgono tutto, tutto quello che rimane. Il prossimo tratto com'è? Il prossimo tratto adesso va un po' in piano, poi saliamo la valle e andiamo al rifugio Ponte di Ghiaccio. Due orette e mezza. Dislivello? Dislivello sono 600-700 metri. Also, wie geht es bis jetzt? Sehr gut, danke. Und mein Name ist Thomas und komme aus dem Harz. Ich bin ja schon das 5. Mal dabei, also bei jeder bis jetzt. Und mich zieht es eigentlich immer wieder hierher für die Leute, Landschaft und eben die Herausforderung. Ist gut. Okay, danke. Schöne Grüße nach Italien. Ennio, come va finora? Mamma mia. Bene, tutto bene. Ok? Tutto ok. Per il momento tutto bene. Alberto? Benissimo. Problemi zero per il momento. Ah, danke.
Hans, siamo appena arrivati al rifugio Ponte di Ghiaccio. Che ore sono? Sì, ho guardato solo, adesso abbiamo fatto quasi 1500 metri di dislivello. Allora, è un percorso che di per sé non ha nulla di difficile, è una normale escursione, però si sente il senso dell'estremo, diciamo, sapendo che sono le prime ore di un percorso in realtà molto più lungo. Sì, ma io secondo me la mia esperienza è così, e adesso e anche i prossimi 10 ore facciamo tutto molto tranquillo e poi proviamo un po' più veloce, ma solo all'inizio tranquillo è importante. Io penso il gruppo, ho visto adesso, sono in gamba. Risponde molto bene, c'è una buona energia. Ma io penso abbiamo sicuro un grande successo questa volta. Schön. Franz, rifugio Ponte di Ghiaccio è una prima tappa importante. Qual è la tua impressione sul clima del gruppo? Ma finora tutti bene, camminano e vedo poche difficoltà. Cosa ti dice la tua esperienza? Quando arrivano i momenti impegnativi? Domani mattina. Dopo la notte, quindi? Dopo la notte, sì. La notte che tratto sarà? La notte sarà il tratto dal Porro al Monte Spicco. Quindi discesa? Discesa, sì. In piano, poi salita piano e poi da Monte Spicco si scende e lì poi... Cosa succede la notte? Come vi muovete? State più vicini? Stiamo come a salire, stiamo attaccati, cerchiamo di non perdere nessuno. Ognuno che deve uscire a fare bisogno o qualche cosa ci avvisa l'ultimo, che è l'ultimo in coda, e poi quello aspetta e cerchiamo di stare assieme, specialmente di notte. Deve essere un momento anche molto bello, vero? Sì, la notte è molto bella, è molto particolare. Sì, è un'esperienza che bisogna averla vissuta. Lo consigli? Sì, lo consiglio, sì. È una cosa molto molto impressionante. È su per quei laghi, è molto molto bello, è la via numero 6 se non sbaglio. Porta su, poi viene una bellissima malga, poi su ci sono un paio di laghetti molto molto belli e vieni qua su. Lago di, rifugio Lago di Pausa? Vedi che qui c'è scritto, qui ci sono delle indicazioni. Sì, però quello qua va giù. Tony, adesso si prosegue lungo l'Alta Via? Allora adesso noi proseguiamo, dopo aver mangiato, proseguiamo qui per l'Alta Via Nemes e di fronte a noi vediamo già il rifugio Porro, che lì poi arriveremo in circa, sì, 4 ore e mezza, 5 ore. Luise dall'Alto Adige, è già questa la sua seconda 36 ore. Com'è stata la prima esperienza? La prima, il tempo un po', avevamo avuto pioggia, temporali, neve, freddo, caldo. Quest'anno meglio. È stata difficile quindi l'anno scorso? Sì, era difficile, però interessante perché con questo tempo normalmente non si parte, così andavano tutti. È importante il gruppo? Sì, sì, senza il gruppo non ce la fa. Tu comunque la consigli questa esperienza? Assolutamente sì, assolutamente sì. Vediamo domani che cosa domani, dici. Domani te lo confermo e poi dopo vedrai che io sono già pronto per riconfermare quelle per il prossimo anno. Ok. Assolutamente. Ennio, un saluto anche a te, a presto. Ciao, a presto. Un buon proseguimento. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. A domani. A domani. Bellissimo. Quello